Sabato 16 aprile, via Savona 52, siamo all'Orto Fabbrica. Siamo in compagnia di Angelo Grassi, l'ideatore di Orto Fabbrica, un contenitore di idee. Come nasce diciamo, l'idea di aprire uno spazio del genere? Questo nasce dalla condivisione con altre persone che sono comunque tenuti insieme dalla voglia del fare. Fare in un modo sostenibile, una parola strausata però comunque sempre buona, specialmente quando si parla di energie rinnovabili, energie che provengono dalla nostra terra, quindi parliamo di materie prime del nostro territorio, della nostra nazione. Ultimamente siamo abituati un pochino a lavorare più sulle materie plastiche e non sono contro le materie plastiche ma sono anche a favore purché vengano usate in modo pari, quindi pari opportunità natura e anche chimica ben usata naturalmente. È meglio fare una moquette ricavata dal petrolio come materia prima o dall'erba? Direi che il kenaf e la canapa sono due materiali naturali che prima le piantumavamo noi in Italia, ora è contingentata, però speriamo di riuscire anche a piantarla, a ripiantarla e ricavarne tutti i materiali che se ne riescono a ricavare. Si fanno qualcosa come 55.000 prodotti dalla canapa e pertanto credo che sia importante ricavarne tutte le proprie diciamo energie. E pertanto credo che valga la pena agire verso l'agricoltura perché credo che sia una delle possibilità di venire fuori da questa crisi che comunque si sente e quindi io credo che bisogna ritornare alla natura. Grazie. Quindi se volete essere sostenibili, Orto Fabbrica, via Savona.